I tram di Milano si rinnovano. L'ATM ha completamente rimodernato alcuni mezzi di fine anni 70 e inizio 80 che ora tornano in servizio con un'estetica e una tecnologia del tutto rinnovate. Oltre al nuovo design interno ed esterno, i tram sono stati dotati di aria condizionata, sedili più comodi, una nuova pavimentazione e un sistema più efficiente di illuminazione. Tutti i mezzi hanno ora una moderna pedana per disabili e posto interno per le carrozzine. Il presidente di ATM, Bruno Rota. Un aiuto per la cittadinanza, per l'ATM, per i turisti che verranno per Expo. Sono 20 che arriveranno a ritmo di 2 al mese da adesso fino all'inizio dell'esposizione. Poi ci fermiamo durante Expo perché avremo bisogno di tutti i mezzi disponibili, quindi non potremo toglierne per fare questa attività di ristrutturazione radicale, e poi riprendiamo per arrivare fino ai 50, che sono l'obiettivo che ci siamo posti per il 2016-2017. L'intervento di rimodernizzazione ha fatto risparmiare il 70% rispetto all'acquisto di nuovi tram all'azienda, mentre la nuova tecnologia e il motore rinnovato permettono un basso consumo elettrico e un maggior risparmio energetico.